Quando vado in macchina la notte ci sono alcune cose che mi preoccupano. Una è se riuscirò a trattenerla fino a casa. L'altra cosa che mi preoccupa sono gli animali in strada. Molte volte sui lati mi capita di vedere esseri innominabili la sera, che a causa della poca luce mi spaventano un bel po'. Per fortuna alla fine sono semplici ratti. Ma se non lo fossero? Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in questa nuova classifica dove vedremo strani e terrificanti animali, ripresi a girovagare per le strade. Se siete già passati dal mio canale Telegram di sconti ufficiale e siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi sedurraiati, partiamo! Numero 1. Partiamo subito con esseri a quattro zampe in grado di strapparvi la carne come niente se li provocate. Un bel giorno un ragazzo e il suo cane erano usciti a fare una passeggiata, come tutti gli altri giorni. Il suo amico doveva fare i bisogni e magari segnare il territorio con il suo liquido. Intendo il cane, eh? Ma qualcosa all'improvviso vicino al boschetto di fianco alla carreggiata aveva attirato l'attenzione dell'animale. Era un enorme lupo nero. O almeno, non si capisce benissimo dal filmato che vi mostrerò ora, ma è probabile sia così. Come potete vedere, il cane ha saputo tenere testa a questa battaglia mentale, facendo fuggire l'essere nero e grosso, ma non finisce qua. In Nord America in realtà incontri del genere sembra siano comuni. Molte città hanno intere guide su come comportarsi davanti a certi lupi. Un altro ragazzo durante una camminata serale si era imbattuto in questo lupo. L'incontro è stato alquanto strano. Non poteva correre e non poteva fare mosse avventate, nemmeno urlare per non allarmare l'animale, che non l'avrebbe mai attaccato senza motivo, come tanti altri animali selvatici. Quindi è rimasto fermo e prima che se ne andasse gli ha fatto un paio di video diventati virali in rete. Raramente è possibile osservarli da così vicino. Una sola domanda però mi è rimasta in testa. Ma che cavolo ci faceva su una strada così buia la notte? Numero 2. Allora, tra gli animali da non adottare troviamo magari i grizzly, oppure gli orsi polari, oppure le tigri o i leoni. Sì, in teoria non si dovrebbero tenere come cuccioli da compagnia, ma sembra alcuni lo facciano senza paura. Eppure, tra tutti questi ce n'è uno che in quanto a difficoltà di accudimento li supera senza problemi, la lince. Questo perché è uno dei maggiori predatori delle foreste europee e siberiane. È talmente pericolosa che gli altri animali non si azzardano nemmeno a mettere un piede sul suo territorio. Raramente qualcuno è riuscito a riprendere questo bel micione con la videocamera. Ehi, BBC e National Geographic non valgono, con l'attrezzatura che hanno potrebbero spiarli anche da 1000 chilometri di distanza. Un signore insieme alla moglie, in Ontario, ha fermato la macchina quando ne ha visti due conversare. Preparatevi a vedere il video e sentirlo, perché sono sicuro questa sia anche la vostra prima volta. Nel senso, la prima volta che sentite il verso di questi animali, eh. Ok, ora ditemi da che parte state. Sono sicuro che la lince di destra abbia perfettamente ragione. Non so su cosa, ma a giudicare dal modo in cui si è imposta deve per forza avere ragione. Numero 3. Il Parco Nazionale di Yellowstone negli Stati Uniti è uno dei posti forse più belli mai visti, a mio parere, e che vi consiglio di visitare. Si possono trovare animali di ogni genere e a volte capita che siano pure per strada, specialmente i bisonti. Nel 1902 erano solo 50 gli esemplari presenti al parco. Nel 2003 avevano raggiunto i 4000. Insieme ai lupi grigi e ai grizzly dominano quelle zone. Per la maggior parte sono amichevoli, ma c'è stato un episodio molto strano avvenuto anni fa. Un bisonte si era separato dal gruppo per andare in strada e fermare il traffico. Di solito certe cose si concludono presto con l'animale che gira, si guarda intorno e se ne va. Ma in questo caso un uomo era uscito dall'auto per prenderlo in giro provocandolo. Cioè, rendetevi conto, provocare un bisonte.
voleva sfidare un animale in grado di buttar giù anche un'auto. Fortunatamente non è successo nulla di grave, ma ci sono stati casi in cui alcuni si sono seriamente fatti male, rischiando anche la vita. Come in questo caso, dove una signora aveva provato a filmarne uno fuori strada. Le cose non sono finite bene perché è stata attaccata ed è finita in ospedale. Ricordatevi di non avvicinarvi mai troppo a certi animali per strada. Qualche volta va bene, altre volte invece va malissimo. Numero 4. C'è un modo unico per riuscire a evitare una multa. Non ci credete? Guardate qua. Il signore stava per prendere una multa per eccesso di velocità quando all'improvviso un bel po' di cani stavano correndo in direzione del poliziotto, che spaventato ha deciso di rifugiarsi nel veicolo del trasgressore. Il tutto è finito bene e alla fine ha deciso di non dargli la multa per averlo protetto. Mi chiedo come mai sia successa sta cosa però. E prima di continuare, piccola domanda. Qual è il patrimonio netto di Vin Diesel? Lo avevo detto in un video precedente, quindi andatevelo a vedere e noi continuiamo. Numero 5. Ok, apriamo le scommesse. Secondo voi, chi può vincere tra un rinoceronte e un ippopotamo? Il primo può superare i 4 metri di lunghezza e le 3 tonnellate di peso. È una bella potenza di corno in grado di ribaltare macchine come niente. Il secondo può raggiungere massimo 2 tonnellate di peso e più o meno la stessa lunghezza. In più possiede una bella apertura mascellare in grado di stritolarvi senza problemi. Per sapere il vincitore basta guardare un video in rete registrato da un uomo che ha incontrato questi due animali per strada, che si stavano per dare botte. Il rinoceronte ha avuto la meglio, facendo fuggire l'ippopotamo a gambe levate. Numero 6. Nei safari africani non è una cosa rara l'incontro di animali per strada, anzi, in generale in quel paese è possibile trovarne di molti che gironzolano liberi. E in fondo la terra non è solo nostra ed è giusto così. Attaccano per lo più quando si sentono minacciati o provocati o punzecchiati, quindi nessun problema se li lasciate in pace. Come stavo dicendo, comunque è normale incontrarne uno o due, ma non è normale quando un branco intero si mette comodo sulla carreggiata. Secondo colui che ha caricato il video ce n'erano ben 17 che avevano bloccato il punto per molto ma molto tempo, quasi fino a sera. Non si sa bene per quale motivo, perché di solito i leoni e le leonesse si avvicinano ad una strada per dei buoni motivi, come in questo caso, dove una leonessa voleva far andare i suoi cuccioli dall'altra parte proteggendoli. Numero 7. Un animale che invece non si dovrebbe proprio vedere in strada è la tigre. È molto timida, possiamo dire, e raramente vuole avere a che fare con l'essere umano. Per questo motivo, le poche volte che capita bisogna stare molto molto attenti. Qui siamo in Russia e l'animale è arrivato all'improvviso spaventando i presenti, che hanno tenuto i finestrini ben chiusi e rallentato il traffico. Uno dei pochi modi per riuscire a far guidare gli esseri umani con cautela, devo dire. Numero 8. Non capita tutti i giorni di vedere combattimenti di animali della stessa specie, quando succede c'è sempre qualcuno pronto a riprendere tutto. Ok, io non sono un esperto di orsi e non gestisco nessun fight club di animali, ma sembra quasi che stiano cercando di baciarsi, ma in modo molto molto goffo e divertente. Beh sì, poi se le sono date come wrestler sul ring, ma quel pezzo lo ignorerò, mantenendo viva la mia fantasia da bambino di 3 anni. Numero 9. E non capita tutti i giorni di essere inseguiti da qualche animale per strada. Eppure quando succede sono sempre quelli più strani a sceglierti. Tipo in questo caso. Due ciclisti stavano andando a farsi un giretto in strade molto libere e belle la mattina. Il problema è che anche gli struzzi hanno avuto la stessa idea e si sono messi a inseguirli. Forse volevano fare una gara? Oppure buttar giù qualcuno? Per sicurezza meglio non avvicinarsi. Numero 10.
Sappiamo che i russi sono molto cazzuti, sia uomini che donne potrebbero cavalcare gli orsi, e ce lo dimostra questa persona in video. Beh, non cavalca gli orsi, ma durante l'arrivo di uno di essi è rimasto completamente tranquillo e fermo. Addirittura lo osservava negli occhi. Ad un certo punto l'animale ha anche fatto uno scatto per allontanarsi. Cosa gli avrà detto di così spaventoso? Con questo concludiamo anche oggi. Che dire, se vedete animali per strada fate molta attenzione a non avvicinarvi troppo e lasciateli stare. Stanno solo vivendo la loro vita e magari sono lì solo di passaggio. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.